Ciao, ciao e bentornati! Stanno veramente avvicinando tanto le feste di Natale. Non so se avete già iniziato a pensare ai vostri buoni propositi per l'anno che verrà, state iniziando a pensare alla vostra vita e a tutto quello che avete fatto negli anni passati e tutto quello che avete fatto nei 12 mesi che sono trascorsi. È una pratica che io faccio spesso, nel senso questo di pensare, di fare tutto un resoconto della mia vita. E non lo so, sotto il periodo di Natale ci si sente sempre più buoni, in voglia di amore. Quest'anno, dopo tantissimo, è arrivato un nuovo nato nella mia famiglia. Tra l'altro, proprio l'anno scorso, il giorno di Natale, la stessa persona aveva perso un bambino, quindi sarà un anno diverso, speciale. Ormai da qualche anno a questa parte è sempre un anno diverso, però non per una cosa positiva, e quindi quest'anno lo sarà per una cosa bella invece, e quindi non vedo l'ora. Bene, detto questo, oggi volevo però parlarvi di una cosa che riguarda sempre l'amore, no? La nascita di un bambino è generata dall'amore di due persone, e proprio di questo vi voglio parlare. Qualche giorno fa mi ha contattato un ragazzo cinese che si chiama Leo, che vive in Italia da 3 anni e frequenta l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano nel corso di Nuove Tecnologie dell'Arte, tutto ciò che riguarda l'arte, l'Accademia e la messa in pratica della creatività. Per me è il top, quindi questo ragazzo, diciamo, mi ha fatto partecipe della sua creazione, e quindi assolutamente ve ne voglio parlare. Lui ha realizzato un video documentario che si chiama The Beautiful Thing, e parla di una storia che mi ha veramente emozionata e voglio farla conoscere a tutti quanti voi. Lui ha intervistato e ha seguito la vita di due ragazzi cinesi che vivono in Italia da svariato tempo. Lei si chiama Qing Lin, mentre lui invece si chiama Liu Hao, e lui è un cantante lirico, anche lui credo di 27-28 anni, e vivono a Milano. Però c'è una particolarità: loro si sono innamorati, voi dite vabbè, e quindi la storia di due ragazzi che si sono innamorati, vabbè, bla bla bla, studiano qui in Italia, sono i cinesi che... No, c'è molto di più, c'è un qualcosa che li ha legati ed è il vero amore. Lei è una ragazza bellissima, veramente si vede anche da come vive la sua vita, nella maniera come tutte noi, però c'è un però: è sordomuta, e quindi voi potete vedere le piccole cose che chiaramente possono sembrare stupide per noi, come magari scegliere il tipo di gelato che uno vuole prendere. E la cosa che mi ha veramente tanto colpito è stato proprio questo: come un ragazzo che avrebbe potuto ambire a una ragazza che poteva ascoltarlo, poteva parlarci, ha voluto immettersi in una storia sicuramente più complicata, ma non per questo impossibile. E questa cosa mi ha colpito perché credo che sia fondamentale andare oltre certe barriere, che poi in fondo delle barriere sono semplicemente mentali, perché il ragazzo ha voluto imparare il più possibile il segno dei gesti per poter parlare con lei, per poter comunicare con lei. Quindi mi ha molto emozionata e mi ha fatto proprio vivere, capire e toccare con mano la vera essenza dell'amore, che in fondo è questo: amare una persona e non badare a delle barriere che possono essere tranquillamente abbattute con un pizzico in più di impegno. Chiaramente vi lascio nel box informazioni il link che vi porterà direttamente sulla sua pagina YouTube, e quindi potete vedere il video. E niente, io con questo vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Zaijian!